Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi volevo parlare di quello che è il mio strumento di scrittura preferito, le matite. Quindi vi mostrerò tutte le matite che potete trovare su seipaper.it. Qualche settimana fa vi avevamo girato un video dedicato alle penne, le penne a sfera e le penne gel. Oggi invece vi mostrerò quello che secondo me è lo strumento più utile quando si scrive, perché la possibilità di cancellare e riscrivere è sicuramente un plus che le matite hanno. Oltre ad essere lo strumento ideale, insomma, per chi ama disegnare, per chi ama fare sketch, per cui insomma le matite si possono utilizzare sempre ed è da quando siamo bambini che utilizziamo le matite. Partirei con quelle che sono le matite per eccellenza, ovvero le Black Wing. In realtà non ve le farò vedere nel dettaglio perché c'è proprio un video dedicato su YouTube in cui ve le presento molto molto bene. Sapete che di Black Wing ci sono i quattro modelli classici, che sono la Natural, che come vedete è quella che io utilizzo di più, la 602 che è la più storica, la matita Pearl e la matita Matte. Hanno tutte una graffite giapponese differente e nel video precedente riuscite a vedere bene quali sono le varie differenze tra le matite. Poi, come sapete, Black Wing esce ogni 3 mesi con una volume, cioè un'edizione limitata. Questa è la mia collezione. Molte sono ormai sold out perché, essendo una limited edition, la trovate solo in determinati periodi e una volta finita è finita. Le nuovissime appena uscite sono l'edizione, quella per gli independent bookstore e quella dedicata a Jerry Garcia, che era un chitarrista molto famoso, nonché un disegnatore, per cui sulla matita voi trovate un suo disegno. È la volume 710 perché lui abitava al 710 di Ashbury Street a San Francisco negli anni 60, insomma quella San Francisco che doveva essere una cosa meravigliosa. Per cui queste sono le due Black Wing che trovate disponibili in questo momento nelle edizioni limitate. Di Black Wing però nel modello classico è arrivato un set fantastico se volete fare un bel regalo o farvi un bel regalo, che è quello che include le quattro Black Wing classiche, il tappo, che è perfetto per portare la vostra Black Wing con voi in modo da non rovinare mai la punta, e il temperino, che è quello che fa la punta migliore in assoluto. È il temperino One Step di Black Wing, quello in alluminio, è disponibile anche in vari colori. Nel set voi lo trovate nella versione nera. È un ottimo, ottimo temperino. Partiamo col fare una carrellata di quelle che sono le matite a mina. Allora, le matite a mina sono di vari modelli e la mina ha diversi spessori. Partiamo da quelle più sottili in assoluto. Sono le penne Days, che ormai avrete imparato a conoscere, sono disponibili in tantissimi colori, bellissime abbinate alle penne che hanno gli stessi colori, ma potete fare un bel mix. Qui avete una mina molto molto sottile, è una mina 05. La struttura ha un fusto in legno, per cui è anche molto pratica da utilizzare e soprattutto la mina non si rompe perché questa parte in metallo permette insomma di tenere molto bene la mina anche se fate pressione. La matita a mine è un prodotto di Marks Tokyo, trovate tantissime belle scritte incise sul fusto, è molto carino perché è in francese ed è un invito a fare una cosa diversa ogni giorno. La gommina si toglie e si possono infilare le mine di ricambio. Il vantaggio della matita a mine è proprio questo, cioè voi avete la vostra matita del cuore e poi inserite i nuovi refill di volta in volta. Passiamo ad una mina 07, Caveco è quel brand tedesco di cui vi ho già parlato, molto rinomato per le sue stilografiche, ma anche le matite a mina sono un ottimo prodotto. Allora, abbiamo sempre il modello che vi faccio vedere per primo, che è questo, che è il modello Sport. Sono disponibili tantissimi colori. La praticità di questa matita è proprio il suo essere estremamente compatta, per cui potete infilarla nel taschino, in borsa, occupa pochissimo spazio e allo stesso tempo però poi nel momento in cui la andate ad utilizzare ha il giusto peso secondo me e allo stesso tempo la sua forma insomma permette di avere un'ottima presa durante la scrittura o il disegno, perché questa si presta molto bene ad esempio per il disegno tecnico. Sempre con la mina 07 abbiamo i modelli di Caveco in alluminio. Allora, in questo caso sono 3 differenti modelli. Allora, questo è quello che utilizzo anch'io, è la mia preferita, è la Hall Small,
Questa è morbidissima quando si scrive. Io sono sempre stata una fan delle matite, come vi dicevo, ho sempre utilizzato principalmente Black Wing. Quando ho scoperto questa matita mine ne sono rimasta proprio estasiata, nel senso che è quella con cui mi ritrovo meglio in assoluto e di nuovo è molto pratica perché è molto piccolina. Abbiamo poi il modello, quello al sport, che è in questo rose gold molto bello, sempre alluminio e sempre con una mina 07. Abbiamo poi il modello Brass, che quindi è molto più lungo delle altre, è una matita molto importante, ecco, possiamo dire così. Il bello di Caveco è che potete abbinarci penne o la stilografica, insomma, dello stesso modello, per cui diventa anche una bellissima idea regalo. Passiamo alle mine un pochino più spesse. La prima che vi faccio vedere è quella di Oto. Allora, Oto ha una mina 2 ed è un matitone di nuovo con il fusto in legno, dai bellissimi colori. È disponibile il temperino per poter affilare sempre bene la punta. Trovate anche le gommine di cambio. Di queste potete sempre abbinare la penna, come vi avevo già detto, però le penne sono uscite di produzione, quindi o adesso o mai più. Con la stessa tipologia di mina trovate anche il modello sempre di Oto, che è chiamato Maruta. A differenza di questa ha un fusto liscio, però è sempre in legno ed è sempre qualità giapponese. Quindi dipende un pochino come preferite la presa. Il matitone con la mina più spessa invece è il matitone di Caveco, perché ha una mina da 3.2. Anche qui sempre tantissimi colori differenti. Come vedete la mina è molto grossa e si può cambiare. Io lo chiamo matitone perché l'ho sempre chiamato matitone. In realtà il termine corretto sarebbe matita a frizione. Il matitone con la punta più grande in assoluto è questa chicca incredibile, sempre di Caveco. Questo è il matitone SketchUp, è in metallo, ha una punta 5.6 ed è proprio l'ideale questa per chi ama disegnare, si creano delle ombre eccezionali. Rimanendo sempre sulle matite a mina, vi faccio vedere il modello di Penco. Allora, il modello di Penco è identico alla penna che ormai avete imparato a conoscere, estremamente compatta e sono uno più bello dell'altro, ve lo dicevo già in un precedente video. È molto bello fare poi un mix, per cui se avete la penna e la matita potete poi, insomma, scambiare i tappi e diventano, insomma, molto più colorate ancora di quello che sono. Qui abbiamo una mina 07. Diventano perfette da portare con sé se avete un quaderno a 6, per esempio, perché diventa esattamente come possono essere le Caveco, diventa, insomma, la matita che vi portate sempre con voi, con quel quadernino, quello piccolo, quello che si tiene sempre con sé, che non si sa mai. Concludiamo la carrellata di matite a mina con quelle di Rifle Paper, il cui stile è assolutamente inconfondibile. Anche qui le potete abbinare alle penne, sono in metallo e le mine sono universali. Le abbinate alle nuove agende. Per chi ama le matite sono disponibili anche tantissimi set. Allora, abbiamo tutti dei set coloratissimi di matite che potete trovare. Ad esempio questo è tutto il set di Rico Design. Queste sono le matite Eye Candy, che tra l'altro sono
bellissime abbinate ai washi tape, sempre della stessa linea, e le trovate di moltissimi colori. Queste sono tutte matite HB. Abbiamo poi la linea, quella da Architecture, è la linea di Standpoint. Allora trovate i set di matite, questo ad esempio è il set di matite grid, che volendo potete abbinare a quello che è il quaderno, per cui insomma questo è un abbinamento fantastico, così come avete le due matite, quelle che ho scritto Less and More, a cui potete abbinare i quaderni, c'è il set di tre matite, insomma diventano un bellissimo oggetto che potete utilizzare, ad esempio possiamo fare così. Questo ve lo dico anche perché è un periodo di lauree, potrebbe essere una bellissima idea regalo composta in questo modo. Questo è il set di matite dedicato agli Archistar, quindi abbiamo delle diverse matite con diverse graffiti, abbiamo anche la matita bianca, la matita blu e la matita rossa. Queste sono tutte dedicate a un diverso architetto, quindi abbiamo quella per Renzo Piano, quella di Tadao Andò, che è quello che ha fatto Punta della Dogana a Venezia, insomma per intenderci, e sono secondo me un'idea regalo molto molto bella e molto particolare per qualcuno che insomma ha questa passione dedicata all'architettura. Ci trovate dentro anche questo bellissimo strumento. Sempre di Standpoint c'è disponibile anche l'unica matita che trovate singola, che secondo me è stilosissima. Guardate un po'. Ci sono poi i set di Midori. Allora, Midori sapete essere uno dei brand giapponesi per eccellenza. Allora, questo secondo me è un set molto furbo per chi adora le matite che hanno lamina B, e quindi avete un bel set di matite, ma avete una bella scorta, la qualità è di graffite giapponese, quindi esattamente come Blackwing, e sono insomma molto molto belle. Allo stesso tempo potete provare il set di matite Midori, che ha a disposizione una matita per ogni tipologia di graffite, nonché i cappucci e il temperino. Io li chiamo cappucci, sono dei tappi per la matita, e qui avete una matita HB, una matita B, una 2B, una 4B e una 6B, per cui insomma avete proprio l'imbarazzo della scelta a seconda dell'utilizzo che andrete a farne. Ci sono poi ancora dei set come questo, per esempio, in cui avete 6 matite, e anche la confezione insomma è molto molto bella. Non si può parlare di matite se non parliamo anche di matite colorate. Allora, vi faccio vedere molto velocemente due set. Uno è quello dedicato ad Andy Warhol, che secondo me è molto carino perché c'è una frase di Andy Warhol scritta su ogni matita, quindi a seconda del colore vi troverete una sua citazione, e sono i colori basici perfetti. E poi abbiamo quelle che sono le mie preferitissime in assoluto, sono le 24 matite di Imi, che sono matite a olio. Queste hanno un tratto morbidissimo e vi permettono quindi di calcare un po' di più, di calcare un po' di meno, insomma di rendere il colore simile a quello della pittura ad olio. Questa era una carrellata di tutte le matite che potete trovare su Seipaper. Alla voce del menu matite potete selezionare le varie tipologie. Fatemi sapere nei commenti se preferite una matita mine o se siete insomma di quelli che amano temperare la matita. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, attivate la campanella e iscrivetevi al canale per non perdere nessun altro. A presto!